Siamo tornati con Super Paper Mario. Ok. Eravamo in mezzo a un dialogo fra i cattivi. Ma tu dici? Oh, lo stavo solo studiando, cara. La prossima volta sarà mio. Sì, conosce la furia dell'unico solo Mister L, detto anche la saetta verde. Ma basta parlare di me, devo fare alcune modifiche al mio Frabot. Ci vediamo. Anche se l'uomo in rosso dispone di incredibili poteri, uno si ergerà contro di lui. L'uomo in verde userà la forza del cuore oscuro per far avanzare il buio. Così è scritto nel Propheticus Tenebre. Stai dicendo che l'uomo in verde è il nostro cattivo in prova a Mister L? Che? Sta cosa c'ha senso come un gelato ai broccoli. Calmati, pugnazzo. Preparati, il Conte Cenere ha una missione per te. Ah, ecco una cosa sensata. Sarà un onore, Conte. Io, pugnazzo, ti giuro che sterò e incontrerai i miei pugni faccia a faccia. Quanto ardore. Bene, bene, immagino che sia da ammirare. Ora, se volete scusarmi, anch'io me ne vado. Ciao. Così la piccola Mimì non è stata invitata alla festa? Che tristezza. Non vorrei fare la vostra festa, ma Pugnazzo potrebbe non... Addirittura anche Dimensio e le mie misterelle potrebbero non essere all'altezza. L'eroe raccoglierà i cuori puri e verrà qui, verrà per te. Tutto va secondo i piani, ti assicura il Conte Cenere. È strano, nessuno ha mai amato l'universo come lo amavi tu. Eppure ora vuoi distruggerlo. Ora basta, Nastasia. Se potessi io, cosa faresti? Se solo fossi stata io quella ragazza, le cose sarebbero andate in maniera diversa. Lei non può essere sostituita. Non potresti mai riuscirci, Nastasia. Già, mi spiace, pensavo ad alta voce. Se n'è andata. Via, via da tutti i mondi, per non tornare. Allora, il Conte Cenere ha una qualche storia d'amore, si sarà già capito, con una ragazza che se n'è andata via. Cosa? Cosa stavi pensando? Non è possibile, non ce lo permetteranno. Se non possiamo essere felici qui, dobbiamo trovare un luogo che accetti il nostro amore. Ma Blumiere, esisterà un posto simile? Rifletti, non voglio più vederti soffrire. Se il nostro amore non ha dimora, cerchiamone una insieme. Te lo chiedo ancora, farfalla, sposami, ti saprò rendere felice. Non ti arrendi, vero? Di tutti i pazzi ostinati che ho incontrato. Farfara, rispondimi, ti prego. Blumiere, ti amo. Portami via. Portami dove potremo essere felici. Mamma mia, che bella storia d'amore. Non sappiamo neanche chi siano i due protagonisti per ora. Abbiamo raccolto 5 cuori puri, sta diventando una bella collezione. Oh, che vi avevo detto, eh? Con il re di ogni malvagità al fianco, nulla può andare storto. Già. Detto ciò dobbiamo anche ringraziare Squibs per averci aiutato. Senza di lui... Sai, Consilia, ultimamente mi sembri diversa. Sembri più rilassata, è un bel cambiamento. Dici davvero? Beh, da quando mi avete salvata a Fortegino mi sento proprio bene. Sento che potrei stare sempre insieme a Mario. Siete tornati? Com'è andata stavolta? Avete trovato un altro cuore puro nello spazio? Sì, abbiamo trovato il quinto cuore puro. È questo. Oh, cos'è successo, Consilia? È svenuta. E dopo 2 ore si spaventano. Ma che c'è? Consilia, cos'è successo? Venite tutti a casa mia, presto, sbrigatevi. Più di tutti si sentono i passi di Bowser. Molto bene, riuniamoci qui e riposiamoci un po'. Sono preoccupato. Consiglia potrebbe non riuscire a mantenere la sua forma ancora a lungo. La sua forma? Cosa vuoi dire? Vedete, Consiglia non è sempre stato un pixel. A trovare la sua vera forma è esausta, costretta a vagare fra le dimensioni. Era viva per miracolo. Fu così che presi una decisione disperata. Usando la magia dei miei antenati la tramutai in un pixel, così nacque Consilia.
Non riesco a crederci. Da dove vieni allora, Consiglia? Aveva perso la memoria, non ho idea di chi sia o da dove provenga. Ma sono convinto che non sia stato il caso a farmela incontrare, il fato ci unisce. In queste cose il mio intuito si sbaglia raramente. Il vuoto è cresciuto ancora, e purtroppo queste scosse sono diventate comuni. La situazione si fa sempre più preoccupante, gli eventi descritti nel Propheticus Lucis potranno davvero fermare il disastro? Beglierò io il suo consiglio. Giovani eroi, prendete il cuore puro e trovate la colonna del cuore. Ok, finalmente dopo 6 minuti ci possiamo muovere. Salviamo. Ah, pensavo si poteva colpire da sopra, vabbè. Adesso dobbiamo andare in un posto molto particolare, ora che abbiamo un girondello. Dobbiamo scendere al piano di sotto, al primo piano se non sbaglio, che dovrebbe essere questo. Esatto. Ci dovrebbe essere... Ah, qui si può usare bombo. E questo si poteva già fare da un bel pezzo. Se andiamo qua, c'è una cosa che si può girare con girondello. Noi giriamo e vediamo che succede. Un blocco, colpiamolo. E si apre un passaggio. Proviamo ad andarci. E vediamo dove ci porta. In una specie di casetta. Sì, casetta. Villa quasi. Ecco, qui se non ricordo male bisogna colpire tutti i blocchi. Esatto. Ta 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 ta. Svoltiamo e passiamo per di qua. E c'è un'altra porta, identica a quella di prima, ma nella direzione opposta. Adesso rifacciamo tutta la strada, ma al contrario. Se avete sbirciato in basso a sinistra, avete potuto intuire dove siamo. Non siamo più a svolta di là. Allora, bisognerà passare per di qua, esatto. Esteticamente mi piace di più svolta di là che svolta di qua. Ok, ok, ok. Andiamo su. Benissimo. Ti do il benvenuto. Chi è Merlocchio? Sapevo che prima o poi ci saremmo incontrati. Oh, oh, vedo che vorresti chiedermi dove siamo. Oh, 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 questo luogo sembra svolta di là, ma non lasciarti ingannare. Eri a svolta di là, ma poi hai cambiato lato. Sei a svolta di qua. Il che vuol dire che non sono il Merlocchio che conosci. Sono la versione di svolta di qua, un Merlocchio diverso. Mi chiamo Occhio Merlo. Non capisci? La nostra è sempre stata la storia di due città. Ma gli unici che lo sanno siamo Merlocchio ed io. Non sorprenderti. Oh oh oh. Ogni dritto ha il suo rovescio. La colonna del cuore è al piano di sopra. Vai e inserisci il cuore puro. Ci vediamo. Adesso la quinta colonna del cuore è dove c'è la prima colonna del cuore, però a svolta di qua. Intanto, forse avete potuto intravedere che al posto della solita torre bianca c'è una torre oscura, una torre nera, diciamo. Beh, se ci salite per ora non troverete niente. Intanto abbiamo già incastrato il quinto cuore puro. Perfetto. Ora che ci penso, abbiamo già superato la metà del gioco. Siamo soltanto alla... cosa sarà? La trentesima parte, più o meno. Intanto si è sbloccata la porta per il quinto mondo, e io non vedo l'ora di andarci. Perché, se non ricordo male, deve essere... State lavorando bene. Ho ricevuto un messaggio da Merlocchio, consiglia se ripresa.
Vi aspettano in cima alla torre di svolta di là, sbrigatevi, andate. Noi ovviamente evitiamo di farci tutta la strada perché abbiamo il nostro bellissimo tubo indietro. È una manna dal cielo questo tubo. Benissimo. Ciao Merlocchio, sei di nuovo qui. Ora sto meglio, andiamo. Sei sicura di sentirti meglio, cara? Andrà tutto bene, e poi non è il momento di stare a letto. Ed io voglio essere vicina a Mario. Non ti tratterrò, la tua coscienza sarà utile a questi baldi giovani. Eroi, abbiate cura di Consilia. Sì, sì. Se non ricordo male, il quinto mondo dovrebbe essere il campo estivo. Ancora preoccupati per le condizioni di Consilia, Mario e compagni aprirono la quinta porta. All'appello mancavano tre cuori puri. Tuttavia la distruzione dei mondi si avvicinava ad una velocità preoccupante. Avrebbe fatto in tempo Mario a salvarli tutti? E quale malvagio tranello gli avrebbero teso il Conte Cenere e i suoi sgherri? L'avventura si faceva più pericolosa ed eccitante ad ogni passo. Ops, mi sa di aver fatto un piccolo errore. Centro città di Cromagna, come pensavo, il campo estivo in realtà era il sesto mondo. Prima c'è questo. E anche questo, dai, mi piace come mondo. Il mio preferito però è il prossimo, il sesto. Ok. È ambientato in una... Cioè, sarebbe una... un posto preistorico. Ambientato in una preistoria questo mondo. E in mezzo al cielo esce Mario. Oh cielo, dove siamo? Hai detto te, nel cielo. C'è una bella vista da quassù a mezz'aria, ma a cuore puro non si vede. Un attimo, a mezz'aria? Wow! Boom! Oh cielo, a ridagli questo cielo. Oh crommi crommi cru, gnoidi gnaidi du, oh grande Cromagnon che tutto vedi. Cromagnoidi esseri piccoli, Cromagnoidi chiedere aiuto. Tu aiutare, se no Cromagnoidi fare scromagni e addio ai Cromagnoidi, Krog. Arriverà fine di Cromagnoidi. No, cromagneremo. Tu salvare Cromagnoidi, Krog. Crommi. Stanno invocando una specie di dio affinché li aiuti. Oh, Krog. Ma che Cromagnon è stato? Stai bene? Wow, tuffo, tu vedi le persone cadere dal cielo? Ya, cranito, pensavo di avere le croveggole, Krog. Persona a forma buffa, eh? Un attimo, tu pensavi che persona mandata ad aiutare da grande Cromagnon? Questa faccia pelosa, Krog. Io pensavo che grande Cromagnon mandare qualcuno più bello. Quante storie, Krog. Non dubitare di potere di grande Cromagnon. Ben detto, Krog. Adesso ci sollevano e di peso ci portano. Fermatevi immediatamente. Dove ci portano? Da un vecchio. Servitori di grande Cromagnon, voi essere macigni, noi solo pietrisco. Ma dove siamo finiti? Cosa sono questi cosi? Questa è la terra dei Cromagnoidi. Io essere Cromagnoide, lui anche essere Cromagnoide. Questa terra dei Cromagnoidi. Non è fantascienza, Krog. È lui, è Quartz, capo di tutti i Cromagnoidi. Cromagnoidi, ma di cosa stai parlando? O illustri servitori di grandi Cromagnon, i Cromagnoidi avere molti problemi, brutti problemi, grande, grande pericolo. Un giorno, strambe creature a forma di pianta arrivarono. Noi chiamare loro Floro Sapiens. Loro rapire i Cromagnoidi, noi prima vivere in pace e loro sempre attaccare. Salvatori dei Cromagnoidi, voi dovere salvare noi, noi essere quasi alla fine. Come salvare i Cromagnoidi? Quarzo non avere idea, molti Cromagnoidi sparire. Questo male, Cromagnoidi devono fare qualcosa, se no Cromagnoidi estinguersi. Voi falciare Floro Sapiens, voi salvare amici rapite, voi aiutare Cromagnoidi. Ma risponderemo nella prossima parte perché ormai il tempo è scaduto. Quindi io vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video di Super Paper Mario. Ciao ragazzi!